Oh, buonasera a tutti dal Locus e Bar. Stasera venerdì sono circa le 8:35 di sera, non di mattina. Stamattina sono stato a scuola, ho fatto tutte le mie cose, ho spiegato, ho dato i compiti, dovrei averli corretti anche ieri. Lo studente è attaccato al voto, lo vede il voto e tutto lì, e si ferma lì nella sua mente. Il voto è la sua. E in realtà dovremmo superare questa cosa, ma una lunga discussione che non affronterò ora. Dovremmo superare, cioè dovremmo insegnare, non dare voti. Che sono due cose che non. Dare voti, vabbè, dovrebbe servire solo a questo, di dire, oh, sai fare una cosa, non la sai fare, ma cioè, non è quello, vabbè, quello è un altro discorso, non lo facciamo oggi. Oh, ieri abbiamo parlato di Satanic. E oggi parliamo di Zachimon, così facciamo Anderrianda, facciamo il dittico, e anche capiamo perché, scusate, ovviamente in edicola non trovate oggi né Zachimon né Satanic, però Satanic era qualcosa in più. Se leggiamo anche le storie di Satanic, di Crimina, sono tutte e due del 65. Sto facendo questo gesto che vuol dire niente, vuol dire niente, è solo un modo di ipnotizzare lo spettatore. Sono tutte e due del 65, ma sono profondamente diverse. Queste storie sono Zachimon 5, la prigione del delitto è del dicembre del 65, e poi i quattro nomi della morte del 66, sarà il 1 gennaio del 66, quindi in realtà sono su per giù. Cioè, se voi foste in un'edicola del 65-66 potevate trovare sia Zachimon che Satanic, e il lettore del 65-66 avrebbe potuto dire: ah, però sono diversi, sono due cose un po' diverse. Prima di tutto perché, prima di andare avanti, prendiamo anche il caffè, che fa sempre bene. Scusate, ripeto, 8,90 me lo so pagati io. Per dire Cosmo. No, vabbè, ci provo. Io la cosa, a me mi deve fare un momento la cosa, perché ci spendo. Ha bevuto anche la mala sbroscia, ma dicevo, io queste le ho prese tutte e tre, dall'1, 2 e 3, e prenderò anche il 4 che escirà il 16 febbraio. Zachimon numero 4, eccetera, eccetera. I classici del italiano, poi mi ha detto Cannonero che dopo ci dovrebbe essere Zadig o qualcosa di simile. Vabbè, non credo che rifaranno Crimine o Satanic, perché è uscito ora con la Gazzetta dello Sport, scusate lo sbadiglio, ma sono un po' stanco. Scusate, io faccio video, cioè questo per me è il dopolavoro ferroviario, nel senso, dopo lavoro io parlo di fumetti e questo è quanto, quindi a volte parliamo anche di Dante, Manzoni e Leopardi, però oggi parliamo di fumetti. Tra l'altro, ho ceduto alla tentazione e mi sono preso. Ecco, esempio, qui 8,90 un po' mi scoccio perché. Però anche questi, insomma, tutta roba che, insomma, vecchi ricordi. Però Zachimon, veramente, dove lo trovi? Dove c'è la collezione completa di Zachimon? Sì, la puoi cercare, ma è un po' difficile poi. Numero uno ti verrebbe a costare, immagino, cifra. Naturalmente sì, è in formato Bonelli, non ci sono le copertine originali, c'è solo il frontespizio, a parte questa. E poi un po' di rimbambimento, e quindi è formato Bonelli, nel senso. Però 8,90 vuol dire che ogni, essendo due numeri, 8,90 viene circa 4,45 euro a volume. Se pensate che una Lanfoto costa 5 euro, insomma, poi non è che sia, cioè, è come se uno comprasse due Lanfoto. In fondo ci può stare. Poi, ripeto, io non ho il tempo materiale, fisico e spirituale e spiritistico di andare a cercarmi tutti i volumi di Zachimon e andare per mercatini, ding e dang, allora diventa un lavoro, e certamente lo potrei fare, ma poi alla fine probabilmente spenderei di più di quanto guadagnerei, eccetera, eccetera. Così ce l'ho tutti e tre, tre volumi, quattro volumi, e mi risolvo il problema. Poi naturalmente ognuno la pensi come gli pare, ma per me la cosa mi ha fatto un'ottima cosa, perché ci ha riproposto dei fumetti che, insomma,
degli anni 60 di non facilissima reperimento, reperimento, no, reperimento, no. Oh, qui vediamo Zachem, dovrebbe essere la copertina del secondo, del primo volume, sì, è la Prigione del delitto, in cui Zachimo, che sembra sia gattina, però si un po' rimanda fantomaso la città. Allora, certamente, qui abbiamo anche dei problemi, perché è ovvio che questi fumetti negli anni 60 non si stava tanto per non si andava tanto per sottile a dire chi l'aveva scritto, chi l'aveva disegnato, eccetera, eccetera. Diabolico, Belle Sorelle, Giustanima, qui. Il creatore Pier Carpi, però ci potrebbe essere anche stato Michele Gazzarri. Questi appunto sono numeri del 65 e 66, c'è cioè nel numero 5 Flavio Bozzoli, ma non si può escludere una co collaborazione di Pini Segna. Ritorno ai Emilio Uberti, sì, Emilio Uberti si riconosce per questo stile un po' naif, un po' più elementare. Soprattutto Zachimo c'ha un aspetto molto bambina, poco bambina, e sono storie del 65. Allora, la differenza fondamentale tra Zachimo e Satanic, Zachimo è così, Satanic così, si evince, no? Satanic è così. Si chiama rimbambimento questa cosa, si chiama rimbambimento senile, di cui io sono affetto, sta sgaloppando alla grande, quindi spero. Mi dico Dico agli studenti, voi siete le future generazioni, ma io per fortuna sono la vecchia e fra poco me ne vado. E ecco, qui è Satanic. Forse questo è Satanic. Capite che, scusate, questa è la forza del destino. Capite? Cioè, se facciamo un confronto, vabbè, prima di tutto i disegni di Magnus. Buonasera, Zachimo è molto più. Cioè, si capisce, Zachimo è un fumetto anni 60, proprio anni 60, puro, con i retini, con per esempio la storia questa qui, La prigione del delitto, c'è cioè una banda di molto filmica, film anni 50, un incontro di box truccato, una banda che uccide il capo che dirige dal carcere, insomma, la bella. È molto ampio, cioè sono dei fumetti molto filmici. Molto cinema anni 50, poi anche Zachimo, insomma, il problema di Zachimo è che era assolutamente insignificante come persona, cioè come graficamente, mentre se guardate Satanic, cioè Magnus riusciva a dargli una carica sexy in più. Cioè Zachimo è bella, però è bella, ma senza, cioè come una bambolina che è messa lì con la mascherina e alla fine c'è l'amore per il cioè l'amore, cioè c'è tutti i temi del fuglietton classico. Lei è innamorata del commissario che la segue. Ovviamente e lei non si può rivelare perché sennò il commissario la arresta e quindi vabbè, si va avanti così, ma sono bloccato perché crea suspense, quando ti blocchi crea suspense perché sono bloccato, non si sa, no, dicevo che va così e no, è che Zachimo è molto più la storia è molto più infantile, cioè molto più anni 60, ecco, cioè, dobbiamo pensare, questa è una storia che andava benissimo il lettore anni 60, ma nel proseguo del tempo, facendo così col proseguo, questo è il proseguo. Capite che queste storie, insomma, a leggerle oggi diventano un po' pesantine, anche perché poi si nota un po' l'influenza di Diabolik, Zachimo con questa tuta, è ovvio che rimanda molto a Diabolik, che ovviamente, Diabolik, scusate, ovviamente è un po' dietro Zachimo, anche a un certo punto Zachimo userà delle maschere di gomma, qui insomma, Diabolik c'è tutto, c'è tutta la diabolichite che emerge, mentre quindi Zachimo non è né carne né pesce, né diabolico né satanic, è qualcosa di mezzo, e poi le storie tendono un po' la criminale giustiziera, cioè molto, cioè la struttura è molto, sebbene le storie non siano male,
La prima, la quarta, scusate, le quattro morte, una storia di spionaggio, agenti segreti, immagino russi, eccetera. I disegni di Uberti non sono granché, però sono del 66, quindi insomma. Quando è ovvio che rimanda molto al cinema americano anni 50, cioè chi ha fatto queste storie sia Carpenter, ammesso che sia lui, perché ripetiamo, in questi fumetti non si sa mai chi ha fatto chi e cosa. Però leggerle oggi è un po' un ritorno agli anni 60, cioè ci si rende conto, leggendo Zachimoth, la grandezza anche di Satanic, perché Satanic del 65 sviluppava temi, il laser, cioè, capite? Insomma, c'è differenza, quindi in realtà Zachimoth era un'ottima idea. Però per tutto si capisce che l'elemento grafico in un fumetto è fondamentale, perché Zachimoth, questo aspetto un po' da bambolina Barbie, che sembra un po' tipo la bambola Barbie di quando eravamo bambini noi, non so se ci sono sempre Barbie, però con questo aspetto un po' così non crea, anche i suoi amici e collaboratori sono proprio il classico del fine anni 50, insomma, stile Humphrey Bogart, Spencer Tracy, so, quella roba lì, insomma, Dick Tracy, una cosa, ma quella roba lì, insomma, film americano, cioè, si capisce che questo fumetto è intriso di film americani anni 50 fino alle ossa, cioè è un fumetto fatto da italiani, ma che si capisce di italiani che sono intrisi nel cinema americano anni 50 fino alle ossa. Quindi, per noi oggi che non guardiamo più tutti quei film di Humphrey Bogart, boh, non mi cane, anche lui vuole metterci bocca, non so su cosa voglio mettere bocca, forse non ama Humphrey Bogart, ma chi lo sa cosa guardano i cani alla televisione o al cinema, se vanno al cinema i cani, il cinefilo, fate voi. Bella questa battuta, questa mi fa saltare 5 iscritti, il cinefilo cinofilo o il cinofilo cinefilo, bellissimo. E va bene, il Canabaia, Zachimoth, vabbè, la K è ovunque, la K è buffa tutta ste K, a un certo punto la K diventa il simbolo del fumetto nero, Zadig, Killing, tutti con la K, non si capisce perché la K diventa simbolo, dice, perché non c'è in italiano la K, no? Nell'italiano, qui facciamo anche grammatica, non c'è. Allora, questa lettera che negli anni 60 era misteriosa, in realtà rimanda, è una lettera latina, insomma, insomma, ispirava terrore, la K ispirava terrore, non si sa perché, non la Y, non la X, ma la K era proprio il sitonimo di terrore. No. Dicevo quindi che è ovvio che queste letture possono sembrare insomma un po' passate, però ovviamente insomma è un po' ritornare agli anni 60 leggendo queste storie, cioè per esempio il pugilato, no? Questa cioè, sembra veramente tratti da film americani anni 50, non mi ricordo, film di pu i pugili c'erano, cioè le corse truccate, che corrono, i pugili. Gli scontri, gli incontri, scontri, perché so, incontri, però si scontrano. Questa rivelazione che appunto fa saltare 5 iscritti. L'incontro, scontro, cioè le gare truccate, i pugili, eccetera, eccetera. Ma ancora prima di Rocky Balboa, insomma, Toro Scatenato, sempre con Robert De Niro, tra l'altro. Insomma, tutto questo, il pugilato, per esempio, per molto tempo, soprattutto nel dopoguerra, è stato uno sport. Cioè, sembra strano oggi, tutti a scuola, sono a scuola, i ragazzi pensano al calcio, però nel dopoguerra in realtà il calcio non era così ossessivamente predominante. C'era anche il pugilato, che essendo uno sport violento poi è stato un po' allontanato, però il conto pugilato un tempo erano, non so, tanta roba, tanta. C'aveva corse, scommesse, eccetera, eccetera, e il ciclismo, che sono due sport che oggi hanno un po' meno seguito, ma insomma, nel dopoguerra Coppi e Bartali, insomma, c'era più, sembra strano, ma il ciclismo e il pugilato, secondo me, nel secondo
dopoguerra, questo è il dopoguerra, faccio dei segni assurdi, ma così, era uno sport molto, forse a volte più popolare dello stesso calcio. Ovviamente poi il calcio ha trionfato, beato ci può anche stare perché non è certo uno sport molto, però anche questi volti qui no, hanno molto del film del cinema di 50, insomma, film, insomma, questi cappelli, spie. Che per leggere questi fumetti bisogna un po' essere cultori del cinema americano anni 50, se no un po'. Dopo un po' ti fai due cose così, molto grandi. Oh, a me onestamente piacciono, nel senso, cioè piacciono, mi piace un po' di rituffarmi in queste atmosfere, però sono gusti miei personali di cui voi potete tenere il debito. Con l'indebito conto, però vi consiglierei di prendere un numero di Zachimo, qualunque abbiate, se avete l'originale, buon per voi, e leggere insieme Zachimo e Satanic. A questo punto capirete anche come graficamente Magnus era 1000 anni avanti, cioè questi momenti sono del 60, non è che voglio dire che Bozzo e Uberti non sapesse, anzi, erano dei bravissimi disegnatori, ma molto tradizionali, molto cinematografici, che sembrano quasi dei, cioè molto, molto stile diabolico. Quindi non c'è un disegno che oggi è pesantemente invecchiato, pur non essendo un brutto disegno, per gli standard dell'epoca era un buonissimo disegno, però se guardiamo queste strisce qui, queste cose. Poi guardiamo Satanic, guardiamo questa cosa qui, capiamo che, insomma, cioè per capire la grandezza di Magnus bisogna vedere che cosa c'era in edicola e contemporaneamente a lui. Allora capite che questa roba qui era graficamente 1000 anni luce avanti, perché noi tendenzialmente tendiamo a giudicare Magnus con le tavole di oggi, cioè leggiamo questa e diceva aspetta, fumetti di oggi, eh sì, ma nelle edicole degli anni 60 c'era sta roba qui, se tornate con la macchina del tempo, quindi queste pose, per esempio questa posa di Zachimo tutta così, nel senso molto languida, questa posa del tuo innaturale, insomma, questo braccio qui sembra il gobbo di Notre Dame, oppure cioè, voglio dire, vedendo questo, ricorda molti film americani, insomma, Evasione, vabbè, tutte quelle cose lì, Fuga da Alcatraz, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di prendere un Satanic e un Zachimo e confrontare. Allora, vi si aprono diverse finestrelle nella testa e capite perché Satanic è di un livello superiore. Rispetto, è perché Satanic si è estinta perché l'ha uccisa il padre, sempre Max Munker, che a un certo punto l'ha abbandonata per Lanford. Secondo me non è valsa, cioè è ovvio che Lanford a un certo punto ha stracciato tutti, però insomma, secondo me non è stata una buona, buonissima idea. Con questa mia considerazione finale passo e chiudo, o chiudo e passo, passo e chiudo e passo. No, chiudo la, basta. Vedete, ci siamo capiti.